Non molto tempo fa, guardando una sera la televisione, c'era il programma Freedom. Non guardo spesso la televisione, soprattutto i programmi televisivi, insomma, guardo più serie TV e tutto il resto. Una parte di quella puntata fu dedicata a questa storia che ha veramente dell'assurdo, se ci pensate. Anche se vedremo nel corso del video, insomma, cosa effettivamente accadde in questa casa a Belmez in Spagna, e trovate ovviamente le fonti nell'infobox. Prima di iniziare con il video, io vi invito a iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sull'uscita di ogni nuovo video e vi invito a seguirmi su tutti gli altri social. Benvenuti o bentrovati, io sono Lu e oggi vi racconto questa storia. Nel 1971 a Belmez in Spagna, in una casa apparve un volto. I proprietari della casa in cui apparve dicevano che questo volto non riuscivano a cancellarlo e che arrivarono addirittura a togliere quella parte di muro, praticamente e riversarci del cemento, quel volto tornò a riformarsi. La stampa all'epoca dichiarò che il fenomeno era autentico e la famiglia subito iniziò a vendere foto di quel volto e i biglietti per l'ingresso nella casa. Quindi arrivarono in quel paesino che contava non tantissime anime, insomma, un'orda immensa. Tanti, tanti turisti, soprattutto nei fine settimana. Successivamente però vennero segnalati per frode e nonostante venne definito uno dei più grandi fenomeni paranormali mai avvenuti, finì nel dimenticatoio. Nel 2004 la morte della proprietaria della casa, la signora Maria Gomez La Amara, dovrebbe dirsi così, tornò di nuovo alla ribalta la storia. Quindi arrivò gente curiosa a vedere appunto con i propri occhi lo spettacolo, insomma, come avvenne appunto nel 1971. Ovviamente anche in quell'occasione ne hanno approfittato, soprattutto una società di investigazione paranormale spagnola che confermò appunto che il fenomeno era paranormale e il comune di quel paese, che entrambi volevano acquistare questa casa per farci un museo e quindi renderla un'attrazione turistica. Ma giustamente, e dico giustamente perché giustamente se ci deve guadagnare il comune o l'associazione, anche gli eredi della signora volevano entrare, insomma, in questo affare e quindi misero in vendita la casa, si dice a 1 milione di euro. Questa associazione non si diede per vinta e mise gli occhi sulla casa su cui la signora Maria nacque e in quell'occasione annunciarono la scoperta di altri volti. Ma un investigatore valenziano disse che aveva insegnato a quelli appunto di questa associazione come fare questi volti e una serie di articoli contro di loro fece nuovamente crollare questo affare commerciale. Questo articolo che vi ho riassunto risale al 26 luglio del 2005. L'ho trovato sul sito CICA, il link lo trovate nell'info box. Ultimamente, appunto, questa puntata di Freedom ha portato un po' l'attenzione delle persone di nuovo su questa storia, almeno in Italia. Nella puntata ci sono testimonianze video, ci sono testimoni che parlano, insomma, viene raccontata la storia, viene detto che questi volti continuavano ad apparire, alcuni dicevano che non c'era spiegazione, altri pensavano che c'era qualche giochetto sotto e molti addirittura pensavano che fosse la stessa Maria, ossia la sua energia. Si pensava addirittura che questi volti venissero fuori dalle anime sepolte sotto la casa, perché c'era un cimitero probabilmente sconsacrato e sotto questo cimitero c'era un altro cimitero arabo e questo spiegherebbe in alcune registrazioni queste voci in arabo che si sentono. Freedom andò in questa casa anche in un'altra occasione, tanti e tanti anni fa, stettero una notte, ma non successe nulla se non cadere, mi pare, cadde una bilancia in cucina. Fu anche svuotata la casa, tolti i mobili, chiusa al buio, insomma, non ci entrò nessuno, misero piantonate delle persone fuori, questi volti tornarono ad apparire. La signora Maria fu sottoposta, se non erro, anche al poligrafo, ma risultava che non mentiva. Una delle ipotesi che si rafforzava era proprio il fatto di queste anime che potevano venire fuori, magari da questi cimiteri, insomma, che si dovrebbero trovare sotto questa casa. Forse per me la più plausibile è forse l'energia, appunto, della signora che fungeva da canalizzatore, in questo caso se effettivamente erano
queste anime sepolte, insomma queste anime che si trovavano in questi cimiteri. E questo perché lo dico? Perché quando la signora Maria era a letto, magari che non stava bene o era un po' ammalata, i volti comparivano di meno. Hanno fatto prove per vedere se c'era nitrato d'argento, ma non l'hanno trovato, a volte l'hanno trovato, a volte no. Insomma, io un'idea me la sono fatta, però sono come... chi era? San Tommaso? Cioè, se non tocco con mano, insomma, non ci credo. Una delle ipotesi forse plausibili che potrei avallare, che probabilmente la signora Maria era una sorta di canalizzatore, un canale attraverso cui potevano manifestarsi, diciamo, la sua energia poteva provocare queste cose, questi fenomeni. Insomma, molti non hanno riscontrato inganni, molti hanno riscontrato inganni, molti hanno dubbi, tanti altri no. Io lascio ovviamente a voi la scelta di credere o di non credere alla cosa. Questa cosa è avvenuta, era vera, non era vera, non che non cambi, perché effettivamente ci troviamo veramente tra fede e mistero. Insomma, io lo vedo più come un fatto misterioso. Chi ha fede, chi crede magari in tante cose, può abbracciare un pensiero, una scuola di pensiero. Chi invece magari si occupa di paranormale, quindi di cose non spiegabili con la scienza, ha dei dubbi sicuramente, perché mi pare un po' assurda questa cosa, ecco. Però diciamo che forse l'ipotesi che potrei appoggiare, anche se dovrei vedere io, insomma, perché non lo so, devo sempre toccare con mano le cose per poter dire ok, è così oppure non è così, è quella appunto della signora Maria come canalizzatore energetico, insomma, e quindi canalizzava le energie di queste anime che erano nei cimiteri, nel cimitero sotto e di quello ancora più sotto. C'è un po' di folla, insomma, sotto questa casa. E come dico ogni volta a fine fabule, a fine video della rubrica fabule, ora sta a voi crederci o scegliere di restare sotto il sottile velo che divide il visibile dall'invisibile. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!